Mercatini di Natale a Sant'Olcese, un evento che si rinnova e un evento che ha anche delle novità quest'anno. Sì, quest'anno siamo veramente tanti, siamo riusciti a coprire tutta la via di Manesseno, recentemente rinnovata, ed è proprio un bel colpo d'occhio. Dall'inizio alla fine della via siamo pieni di mercatini, di stand, di gastronomia, di artigianato, veramente bello. E dalle 10 di questa mattina i bambini possono ritirare il loro passaporto degli elfi, che è un gioco che coinvolge varie associazioni del territorio che li fanno giocare, e poi gli danno un timbrino magico che consentirà oggi pomeriggio di avere la firma di Babbo Natale sul passaporto. Poi alle mezzogiorno aprirà la taverna degli elfi con un po' di cose da mangiare, e ovviamente alle 3:30 arriverà Babbo Natale in carrozza per un appuntamento che ormai per i mercatini di Natale a Sant'Olcese è tradizionale, diciamo. E poi quest'anno, Presidente, abbiamo una golosa novità, perché Gallina, la nostra osteria storica, festeggia 225 anni, e quindi ci saranno questi 30 metri di torta che delizieranno tutti i partecipanti al nostro mercatino. Poi avremo Babbo Natale che incontrerà i nostri bambini, avremo l'accensione dell'albero alle 5:30, e niente, è un'occasione, come diceva Gianni, il nostro presidente, che dà l'opportunità non solo ai banchetti, comunque agli hobbisti, a coloro che espongono, ma anche ai commercianti del territorio di Manesseno di arrivare in strada per un evento che li coinvolge in pieno. Quindi ancora una volta si conferma la Proloco, il comune e le associazioni, una sinergia che porta risultati incredibili. Assolutamente sì.